C'è chi pensa che ci possa essere la mano dell'uomo dietro gli incendi di Canneto e di Caronia, addirittura che siano gli stessi residenti ad appiccare il fuoco ad arredi e suppellettili delle loro case. Le polemiche non sono mancate nei giorni scorsi, ma a solidarizzare con gli abitanti di Canneto e a fornire una testimonianza diretta è l'architetto Santo Di Salvo, assessore al comune di Caronia con la delega alla protezione civile tra il 2007 e il 2008. In una lettera alla nostra redazione, Di Salvo precisa che dopo gli incendi del 2004 i residenti furono risarciti dei danni con cifre irrisorie ben 4 anni dopo i fatti. Il decreto firmato dall'allora presidente del Consiglio Berlusconi, ricorda l'ex assessore, non poteva essere messo in atto per un cavillo burocratico inserito successivamente al decreto stesso e dopo che gli abitanti avevano sostenuto le spese. Tale circolare, prosegue Di Salvo, fu messa in atto proprio a seguito delle voci che arrivavano a Palermo di chissà quali rimborsi richiesti e quali truffe messe in atto da residenti. In realtà i risarcimenti riguardavano per lo più il costo del colore per l'imbiancatura eseguita dagli stessi residenti e per quelle case che erano rimaste aperte per mesi interi, annerite dagli incendi, e per l'acquisto di qualche frigorifero e televisore per una cifra media di circa 1.000-1.500 euro. L'allora responsabile della protezione civile Cocina ci autorizzò a rimborsare le somme richieste, scrive ancora l'ex assessore di Caronia, previo sopralluogo effettuato presso le abitazioni stesse. I sopralluoghi furono effettuati dallo stesso Di Salvo e dal responsabile della protezione civile comunale, l'ingegnere Paolo Folisi. In pochi giorni, ricorda l'ex assessore, abbiamo visitato ogni abitazione del quartiere, stilato verbale e visionato gli acquisti effettuati, allegando le ricevute di acquisto e quantificando il costo del materiale acquistato per le imbiancature effettuate da loro stessi. Oggi è assurdo che mentre c'è gente che perde la casa e la salute appresso a questi misteriosi fuochi, qualcuno abbia il coraggio ancora di pensare che siano loro stessi a dare fuoco alle proprie abitazioni invece di stare vicino alle famiglie. Credo che invece in questo momento dovremmo stare tutti più vicini a questa povera gente che dorme per strada, che non ha neanche accanto una squadra di vigili del fuoco pronta ad intervenire. Occorrerebbe, conclude Santo Di Salvo, che ognuno di noi facesse la propria parte per dare una mano a questa gente, abitante di case modeste e non di lusso, gente per lo più anziana che non possiede altro e che ha tutta la propria vita dentro quelle poche mura.